verticalizzare Nedved, buono l'aggancio! Tutti i meriti che ci sono, che si devono dare al Bologna, a dei giocatori che possono sempre cambiare la partita. Tanto vanno a vuoto, c'è un che Simeone che cade, un gruppo di giocatori, rete! Rete della Lazio con Nedved! Ha fatto un sorrisino compiaciuto mentre Eriksson continua a Cavalli, palla al centro, Nedved, rete! Rete di Nedved! Veron, di prima Ravanelli, un po' in ritardo Balleri su Nedved che può prendere la mira, caricare il destro e fare centro, gran gol di Nedved. Per questa rete importantissima non prova nemmeno la parata Chimenti. Pancaro, Simeone, Pancaro, lo insegue Nakata ma in vantaggio il laziale, mette al centro Inzaghi, bello l'1-2, il pallone in rete, la palla in rete, Nedved, Nedved per l'1-1. Pallone con Veron. Sale Negro. Salas, la finta, Nedved in aria, il destro di Nedved, grande e il gol della Lazio. Marcelo Salas, ci sono due uomini, tunnel di Salas via, se ne va il cileno, coraggiato dal pubblico dell'Olimpico, ancora Salas, insiste Salas, due avversari saltati, prova a mettere dentro e la conclusione in rete, 1-0 Nedved. Tocco per Simeone, ecco servito Pancaro di prima per Lombardo, che ha spazio per entrare in area, il tocco per Di Lobaggio, poi Nedved, il destro, il tiro e gol di Pavel Nedved. Squadra ormai sono molto sfilacciate, adesso molto lunghe in campo, prova a approfittarne Simeone, palla buona per Nedved, Nedved, il tiro, Lazio 3, Vicenza 0. Adesso seguiamo questo contropiede di Nedved, Nedved bellissimo, pallone per Crespo, dalle retrovie un di giocatore. Di Livio, gli ha tolto il pallone, grande conclusione, 1-0, ha segnato la Lazio con Nedved. Pensavo di aver vinto la gara 2-0, invece adesso questo gol ha riaperto un po' la partita. Crespo cerca Nedved, attenzione a Nedved, con il sinistro Nedved la rete, 3-1. Davids si allunga il pallone catturato da Simeone, poi Nesta, Simeone, spazio per Poborski, accompagnato da Veron, stringe Poborski, ancora Poborski, dentro per Crespo, Crespo fa passare, rete, rete, rete. Nedved, 1-0, Lazio in vantaggio, Pavel Nedved. Può andarsene di nuovo Simeone, scambio con Veron. Che meraviglia, che meraviglia. Ai, 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 ai. Si prosegue per il vantaggio, c'era stato un contatto fra Tacchinardi e Simeone, attacca Pavel Nedved, Nedved dentro per Crespo, ancora Crespo, stupendo, di nuovo per Nedved, stupendo. Nedved sinistro, rete, 3-1, Pavel Nedved, la doppietta di Pavel Nedved. Crespo sposta il pallone, diventa un assist per Claudio Lopez, è scattato Lopez, palla dentro, Nedved, palo di Pavel Nedved. Da quella posizione può far male Sinisa Mihajlovic. Sì, è una posizione questa molto favorevole alla Lazio. Lui le calcia sempre violente, a giro, pericolosissime. Un'occhiata in area, due uomini in barriera, batte in area, stavolta allontanato Zebina, il tiro di Nedved! Pavel Nedved, che gol ragazzi! Bandierina, quasi tutto il Bayer Leverkusen arretra all'interno della propria area di rigore. Retrocede anche Neville, resta davanti lo solo Kirsten, parte Mihajlovic, primo palo, palla che sfila, mischia, ed è rete! La Lazio in vantaggio, incredibile mischia sotto porta, Matistek che non ce l'ha fatta, l'ultimo tocco vorrebbe essere stato di Pavel Nedved. E non è ancora finita, è il 94esimo minuto, Nedved approfitta di un regalo del portiere Francesco Mancini, è il gol della vittoria. Se il carattere dei biancazzurri è questo, il futuro non potrà che sorridere. Nedved che si inserisce, il pallone buono per lui in area ed è il gol, la Lazio va in vantaggio al 34esimo del primo tempo, ancora lui, Pavel Nedved. Intanto attenzione ancora
partita corre in discesa. Nedved raddoppia, ma il capolavoro spetta a Boxic. Il gol di Nedved ha un effetto benefico sulla classifica. La Lazio doppia il giro di boa in quarta posizione, a 7 punti dalla Juve capolista. Posizione regolare per Boxic, dalla faccia opposta c'è Nedved, Boxic, finta rientrare, Boxic, Ponsel, arriva Fuser, Fuser, sul destro, Fuser, sulla linea Zago si salva, Nedved, il tiro, il gol, Nedved, ed è 2-0, il raddoppio di Pavel, Nedved, ha avuto tante occasioni, la Lazio non sbaglia quella finale con Nedved. E per Ferron non è un bel pomeriggio. Un gol di Nedved, 1-2. Ancora il centrocampista ceco, l'autore del vantaggio. La Lazio è in finale. Preannunci di festa provengono dalla curva nord. L'obiettivo del primo successo fuori dai confini nazionali è perciò più che mai vivo. Maresca, l'incrocio di Nedved, il pallone per lui, Nedved, la rivolta Nedved a sinistra, rete, 2-0, contropiede perfetto della formazione bianconera. Lontanato il gol 196 nel campionato di Serie A, pallone in mezzo verso Trezeguet, la sponda Nedved! Nedved, gran tiro, rete! Grandissima azione, gran gol di Nedved, poker della Juve. Esce Castellazzi con i pugni, Nedved, parte il tiro, rete, rete, con Nedved, la Juventus è in vantaggio. Nedved prova il destro, Pavel! Nedved! 4-1! Ha segnato un solo gol con il Torino. Nedved, parte il tiro, rete! Pavel Nedved, un gran gol. Come ha cacciato la palla, è pazzesco come riesce sia di destro che di sinistro. Nedved, 1-0.
impegna Ibrahimovic, anticipato, Il 31 maggio 2009 lo stadio comunale si ferma per salutare il suo addio dal calcio giocato. La Juventus continua naturalmente ad attaccare su azione d'angolo, stacca Nedved, il colpo di testa è suo, Juve in vantaggio al sesto del secondo tempo. L'esultanza di Nedved al primo centro con la Juve. Da quel momento in poi il suo primo campionato torinese è un crescendo, con exploit quali il gol all'Udinese e il gol decisivo a Piacenza a pochi minuti dal termine. Ecco Davids, il lancio per Amoruso, tocco per Nedved, controbalzo al volo e palla in rete. Alla 43esimo la Juventus è in vantaggio, Piacenza 0, Juventus 1. L'esultanza di Nedved e di tutti i bianconeri, ricordo che lo stesso giocatore aveva portato alla vittoria un mese fa contro il Verona con un suo gol. Rivediamo il suo sinistro. Chi dominerà il centrocampo? Cooper ha detto vincerà chi avrà più del 50% di possesso palla. È pronto a battere Nedved. Grande mucchio dentro. Pallone sul primo palo, Buffon, la deviazione, falso autogol! Juve in vantaggio, al quarto minuto! Incredibile, ha toccato la respinta di Toldo, ha toccato la schiena di Di Baio, se non mi sbaglio, eh! Pallone girato per Davids. Zambrotta, in profondità, ancora Trezeguet, va di testa, sempre Nedved, l'anticipo di Materazzi. C'è un gioco pericoloso di Nedved, che poi è stato colpito anche da Materazzi. È finito a terra Nedved. Da qualche minuto, per la verità, si gioca a poco, non scontro i cattivi, ma nessuno toglie la gamba e allora può capitare che qualche giocatore venga colpito, come adesso Nedved, ancora a terra dopo il contatto con Materazzi.
Qui c'è tutto Nedved. A fermarlo non basta neanche una botta che gli farà terminare la serata in ospedale. Palla lunga per la pressione, arriva Nedved, colpito, c'è calcio di punizione. E questo è il colpo finale. Toccato ancora dietro la schiena, Pavel Nedved a Cristiano Zanetti che si spiega con Paparesta. Si è rialzato subito però Nedved. Vedete che qui subisce un colpo, poi va giù. Pallone di Durant proprio per Nedved che si gira, vuole il sinistro, la prova! Pavel! Nedved! 2-0! Meno male che il mal di schiena. E posso dire amici che questo giocatore che doveva uscire ha fatto un super golazo. In quel campionato, secondo scudetto consecutivo per lui, determinante è anche la doppietta al Modena. Attenzione a Nedved, va in percussione Nedved, Nedved porta volta al tiro, Nedved, 1-0. Questo è il calcio, signori, contro la Juventus non ti puoi permettere nessun errore, devi giocare la partita perfetta. Appena ti distrai un attimo, questi sono grandi giocatori fuori classe e ti castigano. E qui c'è stato su un rinvio, la palla... mi sembra una sponda di testa di Trezeguet o di Zalaieta, adesso lo vediamo. Zalaieta, si è inserito Nedved tra due avversari, l'ha anticipato con la punta, poi sull'uscita di Bellotti l'ha driblato e l'ha messa dentro senza difficoltà. Guarda, grande giocatore quello di Pavel Nedved, settimo gol in campionato in questo momento. Nedved è sicuramente uno dei giocatori più forti al mondo, questo gol è pesantissimo in un momento di grande difficoltà della Juventus, in un momento in cui è il Modena soprattutto che faceva la partita. Nedved trova la gemma che consente alla Juve di sbloccare il risultato. Controllo non è perfetto, attenzione che può scattare il contropiede della Juve, grande falcata parte Nedved, si propone Trezeguet, Nedved insiste nell'azione personale, prova ad arrivare in zona tiro, prova Nedved, rete, rete, che gol! Pavel Nedved, un fenomeno! Sì, erano in 2 contro 5, non sono riusciti a fermarli, mi sembra Marasco non ha avuto far fallo da dietro perché rischiava l'espulsione, è arrivato al limite dell'area, ha lasciato partire un tiro incredibile, questo è un altro grande gol di Nedved. Suscita le ire di Cosmi, evidentemente non ha gradito la soluzione, attenzione a Nedved, in zona tiro, prova Nedved, rete! Che gol! Ragazzi, qui c'è un gol davvero, perché Nedved aveva 2 compagni a cui passare la palla che erano meglio piazzati di lui verso la porta e invece ha fatto partire un tiro, c'era Maresca sulla destra che stava già imprecando, invece ha colpito in una maniera perfetta e la palla ha preso il 7 alla sinistra del portiere del Perugia, assolutamente incolpevole. Qui c'è tutta la tecnica di questo giocatore che riesce ad imprimere la palla, una precisione più che forza, è anche forte il tiro, ma la cosa fantastica è che prende sempre lo specchio della porta, in questo caso anche un leggerissimo esterno destro e la palla girava verso fuori, quindi imprendibile per il portiere. In Serie B Pavel festeggia con una doppietta al Bari il suo gol numero 50. Tra le ultime reti capolavoro, quella di Roma-Juventus 1-4, una botta al volo di straordinaria coordinazione. In effetti una difesa a 3. Buon abbraccio, trova il tempo per mettere in mezzo, sta per arrivarci Marchionni. Ci arriva Nedved, ed è rete! E che rete! Pavel, c'è con Nedved!